Hey Cooge, ben ritrovati da vostra Androlink 91 in questo nuovo episodio di Nightmare Eleven Ghost Riders 2013. Ci eravamo lasciati dopo la partita contro la Chaos ed è tempo di affrontare Elia Gakuen, ovvero l'Alius Academy. Cos'è successo dall'ultimo episodio? Ho detto che avrei portato Torch e Gazelle, il loro legame l'avrei portato al 100 e ci sono riuscito. È stata davvero una cosa lunghissima, mi ha preso 40 minuti, mezz'ora 40 minuti, non l'ho contati, ma wow, ci è voluto un sacco di tempo davvero. Però il ghiaccio di fuoco è imparato. Oh, fuoco di ghiaccio! Beh, in giapponese si chiama Fire Blizzard, ovvero fuoco e bufera di neve, ovviamente. Quindi penso fuoco di ghiaccio dovrebbe essere allora in italiano. Insomma, ce l'abbiamo. Quindi siamo belli carichi per affrontare l'Alius Academy. Bene, bene, bene. Oh, oh, eccolo qua, Gazelle. Insomma, fanno la loro porca figura e devo ammettere, non c'è male davvero. Però comunque sì, dobbiamo sempre iniziare con qualche passaggio, insomma, di questi dei nostri, perché è davvero difficile, se no, riuscire a fare gol senza tecniche speciali. Accidenti! Si è arrabbiato per caso il portierone loro? Dvalin? Dave Quagmaya? Lo dico all'inglese proprio, Quagmaya? Oh, Arion, mannaggia te! Ma come ti permetti? Oh, oh, come ti permetti? Chi ti credi di essere? Eccolo qua. Oh, Spiral Draw sarebbe tradotta, non lo dico nella nostra lingua. Tradotta in italiano sarebbe giravolta presa. Presa di giravolta, tipo. Non come dovrebbe essere, non come è tradotta nel gioco da noi, ma... Oppla! No, che cosa ho combinato! Me lo sono sprecato male! Però aspetta, ecco, no, con lui ce l'ho anche, è detto! Vabbè, dai! Astro Break! Convinta! Ce la faccio credere, ce la faccio credere! Ando! Ci ha creduto per un attimo la signorina là. Non è... Ho esitato a tirare perché non volevo appunto tirare da centrocampo, insomma. È una tecnica un po' particolare, voglio dire. Però non me ne frega niente e stavolta lo faccio. Bella. Yamaizu. Drill Smasher non ce la fa. Burn e Gazelle. Ban, perché burn. La R non si sente in giapponese, si sente difficilmente. Tranne proprio quando la parola richiede la L o la R. Proprio solo in quei casi si sente davvero. Cadence. Niente, Cadence. Aspetta, voglio provarla. Eccola! Voglio provarla a tutti i costi. Eccola! Potenziata al massimo proprio. Vai! Death Drop con armatura. Bellissima! Che bello! Non ho ben visto cosa è successo. No, un attimo che vedo il replay. Non ho ben capito dal replay, ma dopo, vabbè, con questo dopo durante l'editing lo vedo. E magari dico, oh mio Dio, cosa è successo? Potevo fare qualcosa in più, magari un altro... C'era Arion lì, possibile che potessi concatenare il tiro? È assurdo, oramai era in porta, perché darmi... Probabilmente è un'opzione che mettono di default, quella di poter concatenare il tiro anche se il portiere è stato superato. Quindi, ovvio che mi ha dato la possibilità, però... Ovviamente tu sei una persona che ragiona all'ultimo, come sempre, ovviamente. Tu, persona che ragiona, dici, no, non serve farlo.
quindi. Dove sei, Victor? Più vicino possibile. Perfetto. Mi piace fare questi tiri combinati, oppure arrivare a caricare al massimo la tecnica. Mi piace, dato che sto imparando a giocare sempre meglio, e che sto giocando davvero questo Inazuma, ma non come Strikers, come il primo Strikers, questo davvero me lo sto godendo. Voglio proprio giocarmelo al massimo, voglio divertirmi. La stessa cosa che faccio in Pokémon, io Pokémon, ogni volta che rinizio una partita, anche per YouTube, non mi diverto più a giocarlo competitivamente, ma mi diverto a giocarlo come viene. Tipo, c'è un Pokémon fortissimo da catturare, è leggendario. Se lo catturo alla prima volta, primo tentativo, bene. Se invece non lo catturo al primo tentativo, che se ne frega? Lo catturerò al secondo tentativo, perché stavolta meglio, da un po' di tempo a questa parte i leggendari si possono provare a ricatturare più e più volte, e che è una cosa giustissima, per carità. Però ecco, da quando c'è questa possibilità ho deciso di giocare Pokémon per divertirmi, non più per vincere a tutti i costi le sfide e cose così. Certo, mi ci incavolo se perdo una battaglia, però finisce lì, ecco. Ed è così che sto giocando in Azuma Eleven. Lo sto giocando proprio per divertimento. Kipa Tometa! Eccolo! Ok, lancio da qui perché Pinguino Imperatore 7 è appunto un tiro lungo, quindi difficilmente perde di potenza da centrocampo. Però può sempre andare male, eh. E infatti. Ma non importa, non importa, va bene, va bene. Come ho detto, gioco per divertirmi, non gioco più proprio per vincere a tutti i costi, quindi. Flame Dance! Ma con quale voce? Bello però l'effetto del fuoco. Molto bello. Perfetto, vai, grande. Oh, come me lo porto vicino alla porta? Come me lo porto davanti alla porta? E questa volta deve essere gol sicuro. Prima da centrocampo no, ma stavolta sì, ragazzi. Eccolo! No, prima ha anche fatto gol, quindi no, mi sono sbagliato io. Ha fatto gol tutte e due le volte. Oh, bella, bella, bella. E siamo solo al primo tempo, qui già 4-0. Ma chi lo racconti? Cioè, ragazzi, se voi fate 4 gol al primo tempo, neanche Barcellona, voglio dire. Mi chiedo quale tecnica impari Arion con l'armatura, se la impara. Da qua va. Voglio provare da qua. Stavolta sì, però. Stavolta non mi frega. Stavolta voglio proprio essere sicuro che faccia gol. Dunque, Mach Wind, Vento. Joker Wind. Però la parata. Accidenti. Possibile che McQueen abbia influito sulla potenza del tiro? Possibile. Potrebbe anche essere successo così. Signorina, lei però, con quella voce poco femminile, non mi piace, eh. Mamma mia, Sanguk para tutto. Sanguk, il portiere più bravo di tutti. Dove vai? Lo attivarò a tutti i costi. Mi piace troppo attivare le tecniche quando ce l'ho. Se ce l'ho, perché non utilizzarle? Ce l'ho. Tu non hai capito niente allora. Così posso lasciare il tiro. Ecobor!
beh. Dopo faccio la schifezza davanti all'area, non lo so, Me la gioco bene Filippo davanti all'area, bleh. Ah, potrebbe essere gol. Si è ricaricato abbastanza in fretta, devo dire, Sanguk. Non me l'aspettavo. E back tornado comunque sia è una tecnica forte. Tornado inverso sarebbe. Sì, vabbè, però pure tu, dai. Non me lo fa, no? Misto frittura? No, vabbè, ragazzi. Ecco, Dark Tornado. No, ma cacci! Guarda, normale. Che gli fa? Non c'è problema per un solo gol, ragazzi. No, non mi ha fatto in tempo. Ah. C'avevo pure che quello là li prendesse, invece l'ha lasciato all'ultimo. Se la provava a fare con l'armatura. Peccato. Vabbè, dai. Però uno l'ho fatto con l'armatura, quindi sto a posto. Riccardo è bello carico. Mi piace. Chi vince? Lui. Accidenti. Tir. Ah, Gazelle, porca miseria. Mi ha fregato. Uia. Vabbè, non me l'attiva però. Vuole paraculo. Ah, vabbè. Bureku. Solo parata rovente ciò. Banning. Caccio. Cacci, non caccio. Cacci. Questo inglese maccheronico proprio, giapponese. Molto bello. Davanti alla faccia. Sì, raccoglila. Raccogli questo tiro, raccogli. Proprio qua sul naso. Ti rifaccio il setto nasale. Io vai su. Va bene, anche V2, dai, su. Che mi combini, Dvalin. Piangi ora. Ehi, Arion, che è sta acrobazia da circo? Calmo. Stai calmo, non è morto nessuno. Non è successo niente. Vabbè, oh, se Victor non vuole fare il tiro combinato lo faccio io, da solo. Sto lì a preparare. Dai Victor, dai, vedi che sono pronto. Lui niente, allora Durigurus Masha. Oh, la parata, devo bere, su, fammi bere. Accidenti. Eco Ball. Sì, è palla Eco, ma... Matador Feinto. È bellissimo sentire pronunciare Eno in questa maniera. Vabbè, oramai, quando ribecco più. Ecco, praticamente...
sì, si incanta. Ho scoperto perché si incanta il controller, perché non è perché è si incanta. Niente. Mi sei incantato un'altra volta. Si incanta perché è demulatore. Niente, proprio si è bloccato proprio. Che cavolo. Mi ha fatto neanche un potenziale tecnica. Niente, proprio è andato. Niente, si punta. Da fastidio sta cosa. Niente, si è incantato. Praticamente il fatto che sto giocando con l'emulatore mi influisce sul controller. A questo punto ho iniziato a giocare col joystick, che tanto ce l'ho il joystick, non del Wii, cioè il joystick USB generico. Lo implemento qua sull'emulatore e dovrei giocare come sempre. Dovrei riuscire a fare i trick in una maniera sempre umana, possibilmente. Ah, ha imparato Harmonic con lo spirito guerriero, Riccardo, ottimo. Perfetto, abbiamo sconfitto l'Alius, non l'Alia, perché Eria Gakuen, allora Alia. Ok, abbiamo aperto nuovi passaggi e nuove sfide a quanto pare. Però non è finita qui, vediamo un po' cosa ci compare qui dentro. Ok, ritacte. Ramen, vabbè. Andiamo avanti. No. Niente, una specie di punto d'incontro. E ora possiamo andare qui, allora. Oh, Peabody, vuoi giocare? Giochiamo allora, ragazzi, no? Facciamo anche questa sfida, allora. Pare facile, pare. Non proprio, però vabbè. Ti puoi ingannare a volte. Bene. Ah, mi ha fregato. Ottimo. Vabbè, ho vinto comunque. Facile. Questo minigioco però non è che non mi piace, però è un po' fastidioso. E vince Andralink, vince. Posso reclutare lui, Peabody. Attenzione, che abbiamo qui? Oh, contro i Dark Emperors. No, aspetta allora, fammi vedere qua cosa c'è. Che qua ancora non l'ho visto. Ah, Aurelia. Che c'è? Grazie per le tue cose buone che ci hai dato. Lo vedremo, no? Comunque sia nel prossimo episodio contro chi sarà la partita finale. Ovviamente sempre a fine episodio, dopo la partita contro Dark Emperors. Bene Cuggi, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.